Covid, i dati di oggi in Abruzzo. Si registrano 32 nuovi casi. Tribunali, incontro con i presidenti delle commissioni. Lo chiedono i sindaci e presidenti degli ordini degli avvocati. Sospensione dell'irrigazione nel Fucino causa la forte ondata di caldo. Riordino della rete ospedaliera. L'assessore Verì accoglie le richieste dei sindaci. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Dunque sono 32 nuovi casi positivi oggi al Covid registrati in Abruzzo che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 75.103. Bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.685 dimessi perché guariti, 43 in più. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 906, 13 in meno. 26 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica, uno in terapia intensiva, mentre gli altri 879 sono in isolamento domiciliare e con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.195 tamponi molecolari, 1.209.710 in totale dall'inizio dell'emergenza e 1.774 test antigenici, 526.700 sempre il totale dall'inizio dell'emergenza. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari allo 0,8%. E l'assessore regionale alla salute, Nicoletta Verì, dopo l'approvazione alla Camera dei due emendamenti che modificano i criteri di rendicontazione dei finanziamenti statali erogati con i decreti del Governo del 2020, sottolinea che grazie al lavoro portato avanti in questi mesi dalla Lega e da tutto il centro-destra, che siamo riusciti a sventare il pericolo di default per i bilanci della sanità di gran parte delle regioni italiane, che hanno rischiato di non poter rendicontare le spese sostenute per far fronte all'emergenza Covid. La disciplina precedente, spiega la Verì, imponeva criteri eccessivamente rigidi per la giustificazione delle spese per opere, personale, beni e servizi, prevedendo linee di finanziamento distinte e specifiche che non potevano essere modificate in base alle esigenze legate all'emergenza. Un sistema dunque completamente inadatto ad affrontare la necessità dell'andamento pandemico. Un grazie quindi, prosegue la Verì, all'onorevole Comaroli, al gruppo parlamentare della Lega alla Camera, al presidente della Regione Marco Marsilio, che sin dall'inizio ha sostenuto sempre con forza questa nostra legittima istanza, al presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedrega e a tutto il personale del Dipartimento Regionale Sanità che ha lavorato per centrare questo obiettivo. I sindaci presidenti di province degli ordini degli avvocati in pricing sui presidenti delle commissioni affari e giustizia, affari costituzionali per ottenere il pass, ovvero l'ammissibilità per l'andamento proroga della chiusura dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmone e Vasto, depositato a forma congiunta dai senatori di tutti i partiti politici. Sulla scorta del documento pro proroga, che ora dovrà superare una serie di scogli, il primo la settimana prossima nelle commissioni, in particolare quello del governo, i sindaci di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, coordinatore dell'iniziativa, e il sindaco di Sulmone, Anna Maria Casini, di Vasto, Francesco Menna, di Lanciano, Mario Pupillo, Angelo Caruso, presidente della provincia dell'Aquila, i presidenti degli ordini e degli avvocati, chiedono un incontro urgente con i presidenti delle due commissioni che nei prossimi giorni dovranno emettere il primo verdetto sull'ammissibilità. Siamo determinati a portare avanti
La battaglia in difesa dei tribunali fino in fondo, hanno sottolineato nell'incontro a distanza amministratori e presidenti degli ordini, sia per evitare la paralisi totale del sistema giustizia nelle province di L'Aquila e Chieti, che per scongiurare il collasso economico di questi territori dell'Abruzzo interno. Visto che tutte le forze politiche condividono la richiesta, devono costringere anche il governo a dare il via libera. Pronti a tornare a Roma, quindi, per dare manforte all'emendamento presentato da 10 senatori, con l'obiettivo di far slittare la chiusura a settembre 2024, garantendo al personale le risorse necessarie. L'emendamento accende riflettori anche sui riflessi nefasti per l'economia dei territori segnati dalla pandemia. Anche per tale motivo, sottolineano i senatori, va salvaguardata la permanenza dei presidi giudiziari di legalità tutti situati nella parte centro-meridionale dell'Abruzzo, notoriamente più esposta al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata. A tanto si aggiunga che i quattro tribunali da sopprimere proprio durante la fase del lockdown, ma anche nella fase immediatamente successiva, hanno continuato a far registrare elevati standard di efficienza, tenuto conto che hanno consentito la celebrazione di un significativo numero di udienze, soprattutto penali, in presenza ed in condizioni di sicurezza sanitaria, mentre al contrario diversi tribunali più grandi, sia in ambito regionale che nazionale, sono stati costretti alla sostanziale paralisi. E la forte ondata di caldo che si è abbattuta in tutta Italia, con picchi di temperature fino a 37 gradi anche in alcune zone della Marsica, ha spinto il sindaco di Trasacco, Cesidio Lovene, a firmare l'ordinanza con la quale si dispone la sospensione dell'irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell'ambito del territorio comunale di Trasacco, mediante attingimento dall'acqua da qualsiasi fonte, compreso pozzi privati. Tale provvedimento, adottato con urgenza di concerto con tutti i sindaci della Marsica, si è reso necessario per tutelare le attività agricole provate dalle alte e reiterate temperature di questi giorni. Avrà luogo a decorrere da mezzanotte fino alle 24 di domenica 11 luglio, e ciò per ogni ulteriore fine settimana, con i medesimi orari e fino a nuove disposizioni, spiega il primo cittadino. È una misura indispensabile per venire incontro alle esigenze di agricoltori e contadini, il cui tornaconto potrebbe essere compromesso dalla perseverante carenza idrica. Lo scorso giugno è stato rinnovato il protocollo d'intesa, il quale, fra le altre cose, ha per oggetto la gestione della siccità nell'area del Fucino. Prevede la razionale programmazione dell'irrigazione nelle diverse zone del territorio, mediante politiche condivise di contenimento del consumo dell'acqua, al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica e di assicurarne un'equa distribuzione su tutto il territorio agricolo. E torniamo a parlare di sanità. Buone notizie sul piano di riordino della rete ospedaliera regionale. La pressante azione dei sindaci Giovanni Di Pangrazio, Vincenzo Giovaniorio e Mirko Zauri, in sintonia con medici e operatori sanitari, registra nuovi importanti passi in avanti. L'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, con al fianco il direttore regionale dell'Agenzia Sanitaria Pierluigi Cosenza, ha accolto le ultime richieste dei sindaci, ieri in trasferta a Pescara, relative ai tre ospedali della Marsica. Via libera quindi alla unità operativa complessa di allergologia, di neurologia vascolare nell'ambito dell'unità operativa complessa di neurologia. Per l'ospedale Santi Filippo e Nicola di Avezzano, inoltre, l'assessore ha dato l'ok anche alla unità operativa semplice dipartimentale di radiologia interventistica e alla unità organizzativa di sede emodinamica nell'ambito dell'unità operativa complessa di cardiologia. Accolta pure la richiesta, sollecitata dai medici, di non dividere l'urologia di Avezzano dalla unità operativa complessa dell'Aquila.
L'assessore Verì ha accolto le richieste del presidio di Italia Cozzo, ripristinando l'unità operativa semplice dipartimentale di direzione sanitaria e aumentando di 12 unità i posti letto, 7 per la riabilitazione neuromotulesi, 5 per la cardiologica, che diventa cardiorespiratoria. 10 posti in più di Lungodegenza, Pescina, organizzati in unità operativa dipartimentale. Ora il piano di riordino arriverà in giunta regionale per poi passare in consiglio e poi al governo centrale. Minori, anziani, disabili, sono queste le categorie fragili d'Abruzzo che beneficeranno della proposta di legge del vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, presentata questa mattina in conferenza stampa. Una norma che va ad agire, sui servizi e sulle strutture socio-assistenziali della regione, ridefinendo i parametri delle autorizzazioni e degli accreditamenti per garantire qualità, efficienza, principio, di terzietà ed eliminare i potenziali sistemi corruttivi. Una vera e propria riforma del sistema che, secondo il vicepresidente, non è più procrastinabile a causa del pressapochismo di chi si è alternato alla guida della Regione Abruzzo dal 2001 fino ad oggi, lasciando nel caos un sistema che dovrebbe favorire e sostenere proprio le fasce più bisognose di aiuto ed eccellere per trasparenza ed efficienza. Ascoltiamo ora cosa ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari. Si è reso necessario questo progetto di legge perché la legge vigente, intanto parliamo di accreditamento e autorizzazione delle strutture socio-assistenziali e socio-educative. Il progetto di le la legge vigente è obsoleta, è di 16 anni fa, del 2005, non ha mai prodotto il regolamento attuativo. Quindi voi immaginate, la Regione Abruzzo ha lasciato nel caos tutte le strutture esistenti, ognuno ha fatto quello che voleva, senza un regolamento attuativo. Quindi la nostra proposta di legge parte anche da un'altra criticità, che la legge vigente presenta carenze. Mancano requisiti organizzativi, strutturali, di personale, manca addirittura un'anagrafe unica di tutte le strutture in Regione Abruzzo, non è mai stato fatto un censimento, quindi non sappiamo quante strutture ci sono ed è gravissimo e ci sono ancora competenze in capo alle province che non ci devono essere più, che dovevano essere abolite. La nostra legge appunto prevede dei requisiti stringenti, che ogni struttura deve insistere in aree che permettono la vita sociale, le attività collettive dei propri ospiti, deve prevedere gli operatori sanitari, sociali, educativi qualificati con titoli di studio adeguati, un responsabile, un coordinatore della struttura. Addirittura la novità, vogliamo che per ogni ospite di queste strutture vi siano dei piani educativi individuali, dei piani assistenziali individuali per veramente recuperare e guarire gli ospiti. Non vogliamo più che ci siano strutture che servono solo per prendere soldi pubblici. Le strutture devono recuperare gli ospiti. Ecco, questa è la nostra proposta. Prevede altresì che entro 120 giorni la Regione deve emanare un regolamento e nei successivi 60 giorni la Giunta deve emanare una direttiva che stabilisca le modalità per autorizzarsi ed accreditarsi. E poi abbiamo messo un servizio di vigilanza forte, importante, che possa vigilare sui requisiti. Chi perde i requisiti deve andare a casa, non può essere più autorizzato e accreditato dalla Regione Abruzzo. Questa è una grande riforma, una riforma che serve soprattutto nel periodo di pandemia, perché attenzione, a chi è rivolta questa legge? Agli anziani, ai minori, ai disabili, alle donne vittime di violenza e a tutti coloro che necessitano un'assistenza familiare che non ce l'hanno, quindi a tutta la fragilità e la disabilità della Regione Abruzzo. Non dimenticate che ci sono state inchieste, che hanno investito anche inchieste giudiziarie che hanno investito le strutture, quindi noi vogliamo che ci sia chiarezza con la nostra norma. Da questo momento in poi la fragilità e gli anziani e i disabili della nostra Regione con la nostra legge, se verrà approvata, vi sarà solamente dignità e benessere. Al via i progetti per garantire assistenza e cura alle persone con disabilità. Con questo obiettivo principale, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle politiche sociali Pietro Quaresimale, ha destinato circa 1,3 milioni di euro alla legge sul dopo di noi. Si tratta di uno strumento importante che permette agli enti d'ambito che si occupano di sociale sul territorio di predisporre progetti legati all'assistenza e a forme di aiuto per i più deboli.
È importante la destinazione di queste risorse, spiega l'assessore Quaresimale, perché esse devono finanziare progetti che si rivolgono a persone con disabilità senza il sostegno familiare, ovvero mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno. Si intuisce subito che si percorre un terreno molto delicato, dove il pericolo di emarginazione e abbandono è dietro l'angolo. Per questo riteniamo che la disponibilità ogni anno di un fondo che abbia questa destinazione rappresenti una ricchezza per la Regione e un punto di riferimento indispensabile per le persone non autosufficienti che non possono contare su propri familiari. Ed è stata presentata da Remoto la 16ª edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce, ufficializzati anche i vincitori. Si tratta di Silvia Avallone con Un'amicizia per la narrativa, Paolo D'Angelo con La tirannia delle emozioni per la saggistica, Antonio Polito con La regola del cammino per la letteratura giornalistica. La giuria del premio è presieduta dalla scrittrice Dacia Maraini, la quale è intervenuta illustrando le peculiarità della kermesse culturale che ha visto la partecipazione di 1.700 studenti, espressione di 31 scuole di tutta Italia, detenuti dei penitenziari di Sulmona e Pescara, Università della Terza Età di Sulmona, Popoli e Lanciano, ma anche delle associazioni del comune di Pescasseroli. E la cerimonia di premiazione si terrà a Pescasseroli venerdì 23 e sabato 24 luglio. Quest'anno il premio alla memoria sarà dedicato a Franca Valeri, scomparsa ad agosto dello scorso anno. Inoltre, in occasione della cerimonia verrà sottoscritto il protocollo per la costituzione del parco letterario Benedetto Croce e l'Abruzzo tra i comuni di Pescasseroli e Raiano, il parco della Maiella, il parco nazionale d'Abruzzo Lazio-Molise e la riserva regionale Gole di San Venanzio. E dal via la prima edizione di Borgo Air Rock Fest, festival che si svolgerà il 10 luglio all'interno della piazza di Borgo Vianuova ad Avezzano. Torna ad essere protagonista quindi la musica dal vivo in questa estate di ripartenza, grazie anche al Borgo Rock in Fest, manifestazione organizzata dalla Proloco di Borgo Vianuova, la cui direzione artistica è curata dal cantante marsicano Francesco Torge. La musica sarà la padrona indiscussa della serata, che si articolerà in 8 esibizioni di musicisti e band della scena marsicana e non solo. Parteciperanno infatti Francesco Torge, Bless You, Wanderlust, Shaders, Nemi, Lucky Shot, Maxwell Pid e Chiara Hapson. Festival che sarà arricchito anche dalla presenza di stand enogastronomici, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. La 17ª edizione del Festival Rocky Marciano, che si terrà secondo tradizione a Ripa Teatina da giovedì 15 a sabato 17 luglio, è stata presentata a Pescara in Regione alla presenza dell'assessore alla cultura Daniele Da Mario. Anche quest'anno spazio al Festival di Letteratura Sportiva nelle giornate di giovedì e venerdì, mentre la serata clou sarà quella di sabato 17, con la cerimonia di consegna del premio Marciano, intitolato alla memoria dell'indimenticabile ed imbattuto campione del mondo dei pesi massimi. Quest'anno poi gli organizzatori del festival hanno voluto riservare attenzione anche ad un progetto di inclusione sociale che punta a favorire la pratica sportiva nel mondo carcerario. Di rilievo anche in questa edizione i nomi dei premiati, tra i quali spiccano quelli del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, dell'ex campione olimpico dei 10.000 metri piani Alberto Cova e dell'ex campione del mondo dei pesi superleggeri, nonché ex campione olimpico Patrizio Oliva. Interverrà anche l'ex campione del mondo dei pesi medi junior, Rocky Mattioli.
nativo di Ripateatina. Ascoltiamo ora le dichiarazioni dell'assessore alla cultura Damario. Assessore Damario, 17ª edizione del premio Rocky Marciano, ormai un appuntamento irrinunciabile, un evento che quest'anno, ecco, abbraccia sport, cultura e sociale. Sì, sicuramente una bella manifestazione che ormai è giunta alla sua 17ª edizione. Come ho detto prima, una manifestazione che neanche il Covid è riuscito a fermare, perché anche l'anno scorso, anche se in misura ridotta, comunque la manifestazione si è svolta. Una 3 giorni importante in cui c'è il connubio tra la cultura col premio letterario dedicato allo sport con la presenza di personaggi importanti del mondo dello sport e anche dell'inclusione sociale, perché all'interno del progetto Festival Rocco Marciano sono stati raccolti dei fondi dedicati alla casa circondariale di Chieti per far sì che anche i detenuti possano praticare sport grazie alla donazione del premio. Questa era l'ultima notizia, quindi il giornale termina qui. Prima dei saluti, noi vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano. Grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci.